Ragazzi, prima di iniziare, piccola intro di 15 secondi, perché sì, volevo semplicemente ricordarvi che anche oggi saremo in live su Twitch. Vi ricordo che il link lo potete trovare qua sotto in descrizione. E per questo video, boys, cerchiamo di superare i 400 like. Grazie in partenza e buona visione! Io sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Kabat versione Jap. Perché se ragazzuoli, finalmente andremo a testare insieme il nuovissimo Broly LR Tech, sculato ieri nel video, ragazzi, mega reaction. Probabilmente la reaction più epica, veramente più epica di sempre. Mi raccomando, lo potete ritrovare come primissimo video qua sopra delle schede, ma anche sul canale, mi raccomando. Ovviamente lo utilizzeremo con Broly fisico ESA, ragazzi, perché sì, sono P insieme. Quindi noi ovviamente lo andremo a giocare insieme. L'ho già provato sì nel Global, però ancora Broly fisico non aveva l'ESA. A livello di Link è ovviamente la stessa cosa. Però sono veramente curioso di vedere Broly fisico anche un po' come si comporta con questo nuovo LR di fianco in tonazione fissa nel team Movie Bosses. Ragazzuoli, noi possiamo andare subitissimo in game. Però vi ricordo inoltre, ragazzuoli, di seguirmi su tutti gli altri social e ovviamente di controllare anche tutti gli altri link, che li potete trovare tutti qua sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre Omega Stone, il mio canale Twitch in primis, e vi ricordo anche i gruppi Telegram di LV e di Legends che ti toccano. E detto questo, eccoci qua, boys, in game! Allora, boys, questo è il team. Un team veramente devastante. Versione fisse, ovviamente, Broly Broly e Beerus Beerus. Ragazzi, tanta roba, ragazzi, perché è veramente un team bello. L'unica pecca è che sì, non ho più Kai, di conseguenza sto Broly SA al 7. Davvero, ragazzi, non ce n'ho neanche uno. Vi faccio vedere proprio per dimostrarvi il tutto. Se andiamo da Broly, ho soltanto Broly fisico, che vabbè, ovviamente non ci vedo, nel senso, però comunque non posso prendere neanche più un Kai dal Baba. Quindi attualmente rimane SA al 7, preciso, tra l'altro quasi preciso per dargli l'ability free maxata, quindi ci sta nel mente. Il crit l'ha preso, beh, lo prendeva comunque, però sì, ability free maxata. Mentre il Broly fisico, per chi si è visto comunque lo showcase, è SA al 15, ability 1, ragazzuoli. Mentre ovviamente Tarles è ability free, ovviamente. Il nostro bellissimo Beerus, ability 2, no, ability 1. Beerus LR ability 2, lui è veramente devastante, però purtroppo anche lui non è SA al 20, perché mi mancano i Kai, ragazzi. Ho soltanto Kai int e tipo fisici, ma non ho nessuno su cui alzare l'SA per quei Kai, quindi lasciamo solamente perdere. E poi ovviamente Metahura, che in questo team per me è d'obbligo. Sì, ci sarebbe ovviamente anche il personaggio di Golden Freezer, quello ovviamente free to play del movie, però non ce l'ho attualmente, quindi sì, ci stava anche quello come personaggio. Però qua nel Jap non l'ho formato, quindi grande rip. Detto questo, ragazzi, non possiamo andare subitissimo in game, ma oggi andremo a testare il tutto proprio per... sì, per far uscire un po' di faville da questo evento, l'evento della family. Perché sì, ragazzuoli, faremo un po' questo evento, un po' per così dire, sì, alla io boia, perché è più facile one killare praticamente tutti, però grazie al Broly, ovviamente. Ma ragazzi, faremo quello serio, perché sono curioso un po' di vedere quel Broly come si comporta. Detto questo, ragazzuoli, questo è il team, questi sono gli items, questo è l'evento. E detto questo, e let's go, boys, possiamo andare dritti per dritti, come sempre. Eccoci qua con 449.000 HP. Noi andiamo, boys, dritti per dritti. Tra l'altro, wow, già la rotazione fissa, Broly è già bella impostata, quindi tanta roba con Tarles già in rotazione. Se non mi sbaglio, Broly fisico con Broly LR dovrebbe permettere da Broly LR, già grazie anche a Tarles, di andare subito in 12, quindi vediamo un po'. E infatti subito addirittura in 14, perfetto. Ovviamente facciamo così. A questo punto, ragazzi, io direi a questo punto facciamo scendere le orb tech e diamogli queste per mandarlo in 18, così almeno comunque vediamo un po' il suo potenziale. Sì, lo so, purtroppo, ragazzi, deve essere al 7, quindi non sarà mai massimo potenziale e ability free. Però dai, ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. Un milione di più da parte di Broly fisico, ESA, ci sta. Personaggio che probabilmente con questo team qua, con questa versione, ho capito, ma che cazzo è, dai, nel senso, voglio testare Broly LR e te me lo one killi. Calmo, eh?
Ho capito che questo è l'evento pre-evento serio, nel senso andiamo a one killare tutti, però dai, nel senso, ok, facciamo così, così avremo un Tarless e poi di seguito nell'altra tornazione con Brody, ok, andiamo, ovviamente, special con lui, che tanto va anche in 18 senza un virus, è bellissimo, vabbè, c'è Tarless e tutte quelle cose, e poi ovviamente andiamo tutti in special. Ragazzi, questo è un team che gira benissimo, un team che grazie a Broly Tech LR, Broly Fisico, ma anche ovviamente la classica turnazione dei nuovi boss Virus LR, permette comunque di avere un team bestiale, divertentissimo. Unica pack che un po' mi dispiace, lo devo ammettere, è giocare doppio Tarless, perché sì, preferisco sempre in ultimo movie bosses giocarmi doppio fi, doppio Broly fisico. Però ovviamente non lo sto neanche a sottolineare più di tante volte, perché è scontata la cosa. Avere ovviamente due Tarless come leader è una cosa che permette sia al team di girare meglio, perché avremo comunque due ottimi buffer a girare, e poi ovviamente un altro PG che comunque va fuori dalle tornazioni è comunque un altro buffer, quindi sì, avremo sempre un buffer a girare una volta che il team è già bello che impostatello. Ora però, come vedete, senza buffer andiamo precisi a 9 key, nel senso non è che andiamo tanto oltre con questo Broly Tech LR. Però il trucco di questo team, per così dire, è che abbiamo sempre, se quando ovviamente tutto è bello impostato, un buffer a girare. Questo è un po' il trucco del team. Ovviamente il trucco sta nell'avere anche Tarless a girare, perché è un po' il personaggio principale di questo team, oltre ovviamente alle tornazioni fisse. Wow, so che sei boostato, ma wow, nel senso, boia, va bene, sono curioso per le ultime fasi a questo punto. Qua ancora purtroppo non c'è il Blue Stack. Vabbè, ma alla fin fine l'importante è avere la tornazione precedente a questa bella che è impostata, e qui l'abbiamo avuta. Ok, facciamo così, special con lui, lui non mi interessa, velocizziamo un po' le cose perché sennò qua non riusciamo neanche a fare un altro evento. Ok, e poi andiamo con Tarless, perfetto. Comunque sì ragazzi, nel complesso è un team che veramente spacca di brutto, un team divertentissimo, un team fortissimo. E però vi ripeto, l'unica pack che io come leader del team di bosses, ma anche perché comunque busta di più a parte passive e cose così, Broly fisico, però Broly fisico non permette di giocare Broly LR. Quindi se volete giocare Broly LR Tech, dovete giocare per forza questa versione del team. Ed è un po' una pecca, perché comunque mi sarebbe piaciuto poter giocare insieme, ecco. Ok, mettiamo un po', vai, così è random. Perfetto, e là là, active skill. Sono curioso di vedere quanti danni fa. Ci dovrebbe essere anche Tarless. No, Tarless, perfetto. Tarless con active skill, attenzione. Attenzione boys, io direi di mandarlo adesso. Lo mandiamo adesso. Tra l'altro vabbè, è al 7, ma comunque si buffa di un 48% e va ovviamente in 24, quindi è veramente bestiale come carta. Però ovviamente questi danni li vediamo solo una volta a partita. Cheat solo, perché tra parentesi siamo già a fine evento quasi, nel senso, quindi ci va più che bene questa cosa. Ok, quanto fa? 360.000, e possiamo dire che è effettivamente poco, ripeto, è al 7. E andiamo in special così ragazzi, sono curioso, però sono veramente curioso. Ovviamente un po' di danni ne prende, però ci sta come cosa. Perfetto, 4.600.000, ability free, è al 7, ovviamente tutto grazie all'active skill. Ma in questo evento quanto danno farà? Non commento, 9 milioni in questo evento, no crit, è 9 milioni. Va bene, è boostato, ma sono sempre 9 milioni. Quindi se volete ragazzi un team per farmare questo evento in 5 secondi, usate Broly Tech, qualsiasi altro Broly che comunque viene boostato dall'evento, e fate tutto proprio alla veloce, proprio instant, tac, one shot, easy. Comunque, molto molto bello questo team ragazzi, vi ripeto, anche per il fatto che abbiamo sempre un buffer a girare, e d'ora in poi ne avremo sempre uno, perché il team è già bello che impostato, tutto bello fisso, che abbiamo Virus con Virus, Broly con Broly, i Tarless a girare, Metakura a girare, probabilmente sì, secondo me ci è stato meglio al posto di Metakura un Golden Freezer, quello del film di Broly, free to play, che nel global c'ho, ma qua nel Jap no, dovrei farmarlo se magari tornerà all'evento, non so neanche se è possibile farmarlo con le chiavi, ma se è possibile farmarlo me lo farmerò assolutamente, perché questo team merita ragazzi, merita davvero tanto. Doppio Tarless si sente ragazzi, si sente, e soprattutto per un LR come Broly, beh, si fa abbastanza sentire il doppio Tarless. Comunque a questo punto facciamo così, sperando che non lo sciotti, facciamo scendere l'Orb Tech che le diamo all'LR, e poi portiamo anche un Tarless. Sono veramente curioso di vedere un po'
come si comporta il tutto. Dimmi che non dovremmo perdere in teoria. In teoria non penso lo shot di quelli fisico ESA. Non penso. Aia, basta, non mi fa anche l'additional. Dimmi che non me ne fa anche un'altra. Perché hai l'ability, dimmi che non me ne fa. Basta, ho detto basta. No, basta, anche prima mi hai manchillato la fase. Basta, ok. Broly, 2 milioni e 9, quanto farà? 5 milioni, minimo. 5 milioni li fai, dai, cerchiamo di arrivare, c'è 5K. Cerchiamo di arrivare, 5K, quasi 6. Ragazzi, prossimo evento! Ok ragazzi, siamo nell'evento di Broly fisico, ovviamente, sì, se prima avevamo Beerus e Broly belle pronti, qui abbiamo Beerus. E ovviamente il Dokkan ci vuole così tanto male che ci fa fare questo. Comunque, dai, special con Beerus LR, questo ovviamente lo faremo un attimino più veloce, perché se no davvero ci mettiamo 16-60 anni e non voglio fare un video di 25.000 minuti. Ok, 59, dai ragazzi, questo è un team che vale. Questo è un team che vale, secondo me, è una delle migliori versioni del team Movie Bosses. Giocato ovviamente, secondo me, la migliore versione del team Movie Bosses con doppio Tardes, perché Broly Tech e Broly Fisico ad ESA si sentono veramente tanto, e l'alta tornazione Beerus, che ve lo dico a fare, si sente altro che tanto. Tira meno trazione, lo mandiamo ovviamente special, ma ci va già di suo. E poi, beh, doppio Tardes, vorrei anche vedere. E poi andiamo così. Probabilmente non nella prossima, ma non nemmeno quella dopo ancora, ma da quella dopo ancora avremo il team impostato anche da parte dei due Broly. Quindi ovviamente parte anche questo Broly, comincia a lanciare delle belle additional. Mai nessun crit, vero? Nessun crit, cioè 9 di crit e non fai neanche mezzo crit. Grazie mille Broly, fai schifo al cazzo. Ok, 240.000, perfetto. 27.000, ok. Ok, dai, da fare qualche cosina interessante. Non fa niente, sto... Tarles, grazie, ne busco. Oh cazzo, ok. Wow, Tarles, dai. Tarles, so che ci puoi fare qualcosa. Tank, non tank. Ok. Beerus, mi dispiace Broly, ma adesso ti faccio one killer da Beerus. Non me ne frega un cazzo se muori, vaffanculo. Ok, facciamo così. Ok, e andiamo ragazzi, andiamo. Non dalla prossima, forse dalla prossima. Dalla prossima ragazzi avremo Broly. Dalla prossima avremo Broly. Se non vado di lato non vuole sbagliare. Sì, avremo Broly. Perché prima c'erano due Tarnets, adesso ci sono dei Broly. E si trasforma anche, proprio preciso, bello che prontello, instant, bellissimo. Ok ragazzi, abbiamo il team, vaffo, non ci credo. Tarnets, fai schifo. Perché ti trasformo quando lo devi? Ok, a questo punto ragazzi direi di provare a one killare questa fase, ma ne dubito fortemente. Grazie Tarnes. E boom, esplosione d'energia, che bello. Ok, ovviamente va in 18, quindi io dico che sprecare queste orbe ne vale il giusto, ma va bene, intanto sono più orbe, chi se ne frega. Special anche con lui, sicuramente ragazzi non vi aspettate i danni di prima. Adesso vedremo effettivamente i danni molto più normali che può far Broly. Ability free, SA al 7, danni veramente nella norma, se non bassi, perché comunque 3 milioni e 2 ability free, what the fuck. Vi ripeto, SA al 7, quanto danno farà mai? Un milioncino? E wow, 1,5 milioni con additional, per un totale di 1,8 milioni ability free, SA al 7. Ha fatto anche troppo, di la verità. Ma ha fatto anche troppo. Parte questo Broly che incomincia ad incazzarsi con un altro Broly. E vabbè, allora basta, su. Ora che dovevi fare additional per concludere la fase, non la fai e ci fai beccare una special. Al prossimo turno dovremo utilizzare un item, se non moriamo male. Ok, Tarles, o forse potremmo provare a one shottare questo evento con Beerus LR. Chissà. Wow, Tarles ha one killato. Bello. Ok, ragazzi, ultima fase di questo evento. Io direi che con 300.000 HP, con questi due PG, non ne vale neanche la pena di utilizzare un item attualmente. Andiamo di Beerus LR, sperando che non ci faccia la special su lui, perché saremmo fottutamente morti. Beerus LR non va in 18, peccato. E Tarles laggiù prende così tanti danni che un item se lo uso. Ricordatevi che è solo per precauzione, Dobbiamo vedere il team, quindi non dobbiamo rischiare di morire in nessun modo. Ok? Vi ricordo ragazzi, mi raccomando, meno male che ci ha fatto la special su di lui, non su un futuro e possibile e plausibile di Tarles, ma comunque abbiamo l'items. Quanto danno ci fa? Wow, con l'items ci faceva easy 200k. Ok, what the fuck,
costa 2 milioni e mezzo. Virus Lera, Virus Tech, Ability 1, parte Virus Lera. Lo sciotta, lo sciotta, lui lo sciotta. Sono sicuro che è Ability 2, lo sciotta. Lo sciotta. Ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio di cuore per la visione, davvero grazie mille per aver visto tutti i video. Ringrazio in primis tutti quelli che hanno visto tutti i video dal primo secondo all'ultimo. Grazie mille, siete i migliori. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un bel like. Cerchiamo di superare i 400. Mi raccomando ragazzuoli, condividetelo. Tutti i video precedenti a questo, in primis il video pool più leggendario di sempre sul mio account principale, Jaff, dove scriviamo questo ragazzone uscito ieri qua sul canale, lo potete ritrovare qua sopra nelle schede. Conto su di voi, vi ricordo 700 like in quel video. Ovviamente boys, vi ricordo di seguirmi su Twitch, perché anche oggi saremo in live su Twitch, link in descrizione, mi raccomando, conto su di voi, tutti i link in descrizione, seguitemi sugli altri social. E detto questo, da me e Broly LR, sono contentissimo di averlo trovato, è tutto, grazie ancora una volta e let's go boys! E ciao a tutti!